La cronaca ora, gli assalti ai portavalori nel Foggiano, sgominata una banda, la polizia ha arrestato 17 persone, il ministro dell'interno Piantedosi ringrazia magistratura e forze dell'ordine per l'impegno contro la criminalità in quell'area. Lorenzo Santorelli. Gli hanno sbarrato la strada dando fuoco a due auto poste di traverso sulla carreggiata. Poi hanno provato a bucare le gomme del portavalori spargendo chiodi a tre punte sull'asfalto. Infine hanno aperto il fuoco. Armi da guerra come Kalashnikov, assalti pianificati con sopralluoghi accurati, interi tratti di autostrada bloccati per mettere a segno i colpi. La loro modalità d'azione è sempre la stessa. Assalto ad un portavalori nel Foggiano, spari, mezzi incendiati e traffico in tilt sull'autostrada tra Cerignola e Canosa, il secondo agguato in pochi giorni. 17 persone sono state arrestate dalla polizia con l'accusa di far parte di una banda criminale che assaltava portavalori e terrorizzava con la violenza i bersagli e gli automobilisti che capitavano loro a tiro. Tutte operazioni condotte da questi gruppi con tecniche paramilitari, composti da soggetti provenienti da quella realtà, la realtà cerignolana, che comunque hanno anche dei collegamenti con ambiti mafiosi. Negli ultimi tre anni sono stati 71 gli arresti per gli assalti ai portavalori in Puglia. In molti casi i banditi usavano anche i jammers, strumenti in grado di bloccare ogni forma di comunicazione telefonica, radio e web nell'area dell'assalto, impedendo così alle vittime di chiedere aiuto.